Buongiorno a tutti, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi mi sono decisa e voglio farvi il tour della lavanderia, visto che mi avete detto che lo volete vedere e anche se ancora non è completa come avevo in mente, perché manca appunto l'asciugatrice, però come vi avevo già accennato è un acquisto che voglio fare per l'inverno prossimo. Se aspetto l'inverno prossimo, insomma, passa un sacco di tempo, quindi vi faccio vedere com'è attualmente la nostra lavanderia. Sapete che l'abbiamo ristrutturata, tra virgolette, l'estate scorsa, e poi sono andata ad aggiungere, ovviamente, la lavatrice, un mobiletto, perché ho fatto il video quando l'abbiamo ristrutturata. Se lo volete vedere, ve lo lascio qui nelle schede. E poi, dopo averla sistemata, sono andata insomma ad mettere mobiletti e quant'altro, quindi vi faccio vedere com'è ora la nostra lavanderia. La lavanderia si trova in garage, qui c'è il bagno e qui c'è la porta che mi porta poi in lavanderia. Entriamo, così vi faccio vedere subito nel complesso com'è la lavanderia, ed ecco qua, eccola qui. Allora, sapete che abbiamo cambiato il pavimento e sono stata contentissima di questa scelta. Prima il pavimento era così, questo è il pavimento del garage e questo invece è il pavimento che abbiamo messo sopra. Il pavimento lo abbiamo preso al Lobby ed è un pavimento in PVC effetto legno. Guardate che bella tonalità di colore, tra l'altro. Questo, a differenza del pavimento che abbiamo in casa, resta molto più allo sporco. Comunque ovviamente da pulire anche lui, però lo sporco si vede molto meno. Col senno di poi avrei fatto anche su in casa un pavimento di questo colore. Comunque, entrando qui subito sulla sinistra c'è questo bidone della plastica che utilizziamo qui in garage proprio perché è molto grande, lo trovo più indicato per questo ambiente. Poi qui c'è ovviamente la caldaia e, come notate, in quell'angolino non siamo riusciti ad arrivare per colorare le piastrelle, in quanto avremmo dovuto smontare tutto, quindi ho preferito lasciare così. Poi dietro la porta c'è l'asse da stiro che all'occorrenza vado a portare in casa, però dovete sapere che non stiro io, ma mi aiuta mia mamma, o meglio fa praticamente quasi tutto lei perché non ho il tempo di farlo. Comunque ogni tanto, se ho bisogno, ce l'ho qui, non sgridatemi vi prego. Poi qui c'è lo stendino che mi piace tantissimo, tra l'altro questo si allunga, vediamo se riesco con una mano a farvi vedere. Praticamente queste due estremità si uniscono quasi completamente e diventa grande il doppio. Solitamente quando devo stendere lo apro sempre totalmente per mettere più cose, metterle più comode. Adesso però lo vado a richiudere. Questo l'ho preso quest'estate al Lidl, mi piace tantissimo il colore, l'azzurro e il bianco abbinati insieme, li trovo davvero bellissimi. Poi qui accanto c'è questa vasca gigante, guardate, davvero grandissima, in marmo. Questa l'ha fatta mio suocero, viene molto molto utile per lavare qualsiasi cosa, ad esempio anche quando abbiamo pitturato. Questa vasca era perfetta per lavare tutti i pennelli e i secchi della pittura, davvero viene molto utile. Poi sotto alla vasca c'è questa rientranza dove ho messo i secchi, tutti impilati perché ne ho diversi. E poi queste ceste dove all'interno della prima ci sono le cose che devo lavare, però sto aspettando di accumularne altre. Poi la nostra amatissima lavatrice, mi sto trovando benissimo con questa, è una LG e l'abbiamo presa su internet, davvero una buonissima lavatrice. Utilizziamo bene o male sempre gli stessi programmi, anche se in realtà ci sono tantissime opzioni e si può addirittura collegare al cellulare per farla partire dallo smartphone. Ancora non ho provato questa funzione, però è una cosa che voglio provare a fare. Poi qui sopra la lavatrice ho messo questo poster di disegno, cioè guardate quanto è simpatico, mi piace molto, è semplicemente appoggiato, infatti ogni volta che la lavatrice è in funzione puntualmente lui cade. Infatti ho intenzione di andare ad appenderlo, magari fissarlo qui al muro. Dietro ci sono ovviamente tutti i tubi, le varie cose che servono per
far andare la lavatrice ovviamente. Poi in questo angolino momentaneamente ho messo questo sacchetto che trovo bellissimo. Questo l'ho preso l'anno scorso da H&M, ma ho visto che c'è ancora sul sito, quindi se vi può interessare lo potete trovare ancora, dove ci sono le cose da stirare. Poi qui accanto c'è questo secchio bianco dove all'interno ci sono i prodotti nuovi che ancora non ho aperto, quindi li tengo nascosti qui. E dico momentaneamente perché in realtà questo angolino è pensato per l'asciugatrice, che al momento non l'abbiamo, quindi l'ho utilizzato in questo modo. Poi qui c'è la finestra. Abbiamo messo finalmente la tenda, e anche questa è una tenda rullo di Leroy Merlin, ormai le compro tutte lì. E sotto c'è questo mobiletto di IKEA, non ricordo il modello esatto, magari ve lo lascio scritto qui sotto nell'info box. Sono due moduli che ho unito e ci sono tutti i prodotti per che servono insomma per la lavatrice, andando con ordine. Allora, partiamo da sopra. Qui c'è questa cesta, questo contenitore che ho preso da Maison du Monde, dove al momento all'interno c'è soltanto l'omino smacchia facile, perché gli altri detersivi sono tutti più grandi e non ci stanno, però mi piace molto come è fatto, quindi l'ho lasciato qui sopra semplicemente appoggiato. Poi in questo primo scomparto, perché come avete notato è tutto aperto, non ci sono ante, qui ho messo il ferro da stiro. In questo contenitore che ho preso da Lidl, era un set da 3, infatti come notate lì non c'è, perché appunto li vendevano a 3, se non ricordo male, forse li vendevano singoli, no, forse erano venduti singolarmente, non so perché io ne abbia presi 3 e non 4, vabbè, adesso non li trovo più, quindi niente, sono rimasti soltanto loro 3. E qui dentro cosa ho messo? Allora, c'è l'acqua per il ferro da stiro e c'è questa chiave, questi filtrini della lavatrice. Poi andando avanti qui c'è il Mon Amour, questo è un detersivo che mi piace davvero tanto, ha un profumo buonissimo. Dietro invece ho il Dixon, che mi piace un po' meno, li utilizzo comunque tutti, però questo è uno dei miei preferiti. Sotto invece ho i panni per pulire e la carta per pulire i vetri. Poi andando avanti ancora in quest'altro mobiletto, perché questo è il secondo modulo da 4, c'è il perlana indicato per il lana e i delicati. Questo è il flacone enorme, infatti come vedete l'ho dovuto leggermente inclinare perché altrimenti non ci stava dritto, perché è troppo grande. Qui accanto invece ci sono tutti gli ammorbidenti, o meglio gli ammorbidenti che sto utilizzando, quindi questo della Lenore che è quasi finito, questo è coccolino, è buonissimo, ha un profumo davvero ottimo, peccato che è piccolino. E poi c'è il Mon Amour. Qui sotto invece, all'interno di questo contenitore che ho preso da IKEA, sempre sull'azzurro, perché come avete notato ho deciso di stare sui toni del legno, del bianco e dell'azzurro, ci sono altri detersivi per la lavatrice. Questo ammorbidente al cocco fabuloso, è buonissimo, provatelo perché profuma tantissimo i capi. E poi dietro ho il perlana per i colori, per i vestiti insomma colorati. E all'interno di questa cesta invece ci sono le cose da stirare, altre cose, dovrebbe esserci l'intimo e qualcosa per il bagno, sì esatto, e due fodere per il letto, la biancheria da letto. Li metto solitamente in questi contenitori perché non mi piace vederli in giro. Se mi serve lo stendino vado a toglierli, li piego, li metto all'interno o qui, così poi quando li devo portare via sono già belli organizzati. Qui, come vi dicevo prima, c'è l'angolo caldaia, che è rimasto un pochettino non finito, sembra non finito, però ripeto, non riusciamo ad arrivare lì, quindi vabbè, resta così. Al momento c'è giù l'aspirapolvere, però non sempre qui, a volte in casa, dipende un po' dove l'ho passata e poi dove la lascio. E niente, questa è la lavanderia come l'ho organizzata, è abbastanza grande, devo dire.
perché comunque, come avete visto, sono riuscita a farci stare diverse cose. Guardate, non è affatto piccola. E poi mi piace tantissimo il pavimento. Mio papà quest'estate ha fatto davvero un ottimo lavoro perché è uscito perfetto. Adesso non ci resta che aspettare l'asciugatrice per metterla qui, perché poi vorrei mettere un ripiano sopra la lavatrice, l'asciugatrice, per appoggiarci altre cose. E niente ragazzi, vi ho mostrato la mia lavanderia abbastanza nel dettaglio, comunque vi ho fatto vedere praticamente tutto, non ho lasciato nulla, no, dovrei avervi fatto vedere tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti innanzitutto se vi piace come l'ho sistemata e se anche voi avete la lavanderia in casa. Perché non tutti, aiuto i capelli in bocca, non tutti hanno la fortuna di avere una stanza in più per poter, per poterla adibire a lavanderia. Anche se io trovo che una stanza di questo tipo in casa deve essere presa in considerazione, perché è sicuramente molto comoda per mettere la biancheria sporca, per tenere comodamente lavatrice, asciugatrice, tutti i detersivi, per stendere, per stirare, insomma, secondo me una stanza per questo adibita questo alla lavanderia deve essere presa in considerazione. Però solitamente chi abita in appartamento non sempre ha una stanza in più da poter utilizzare per la lavanderia. Io sono stata molto fortunata e quindi l'ho poi abbellita, insomma decorata, seguendo insomma i miei gusti, quello che un po' lo stile che mi piace. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato magari di compagnia o perché no utile per rinnovare o sistemare un po' la vostra lavanderia. Vi dicevo comunque, fatemi sapere qui sotto se voi ce l'avete oppure no e come l'avete organizzata. Un bacione e al prossimo video, ciao!